Assessore, allora siamo a fine anno, domani sarà l'ultimo dell'anno. Vogliamo fare anche un appello per invitare la cittadinanza a non rischiare di rovinare quanto di buono è stato fatto negli ultimi giorni. Bisognerà cercare di stare a casa. Sì, è vero, un appello importante rivolto prevalentemente ai giovani che hanno anche tanta voglia di festeggiare questo fine dell'anno 2020, però è stato un anno particolare, un anno che ha coinvolto la nostra regione, la nostra nazione, con una pandemia di una entità notevole, per cui io voglio rivolgere un invito a questi giovani ad essere un po' più riflessive, a non trasmettere questo entusiasmo attraverso gli assembramenti, attraverso una condivisione fisica, ma a rispettare quelle che sono le norme comportamentali, perché abbiamo agito fino ad oggi bene, siamo riusciti, nonostante le grandi difficoltà, a mantenere un livello basso da un punto di vista di quella che è la curva epidemiologica, quindi ed è quello che noi vogliamo, perché se continuiamo su questo trend ci aspetta anche un anno più tranquillo. Come sempre definisco, ad oggi sono abbassati, vuol dire che quelle misure restrittive hanno avuto la loro funzione importante, abbiamo meno ricoveri, abbiamo meno contagi e questo è un elemento importante. C'è un numero un po' alto di decessi, ma prevalentemente occupa quello spazio di aria degli anziani, in quanto la nostra regione è una delle regioni che ha il gran numero di persone anziane. La terza ondata è una fase che tutti noi ci aspettiamo, però non ci deve preoccupare, in quanto saremo in grado di gestirla, la gestiremo con le dovute attenzioni, ma soprattutto con l'organizzazione di un sistema sanitario che ha retto nelle fasi precedenti. Un auspicio importante adesso è anche il vaccino, quindi avere questo vaccino è un'ulteriore speranza ed è il nostro augurio per il nuovo anno.